Ogni tanto in Italia abbiamo l'impressione che il passato continui a ripresentarsi. È quello che avviene, per esempio, ogni volta che si parla di Alitalia. Ora, direte voi, ma non l'avevamo privatizzata? Dopotutto, quando si decide di privatizzare un'impresa pubblica, lo si fa anche per non occuparsene più, perché il futuro di quell'impresa sia una faccenda che riguarda i suoi azionisti e non la collettività in generale. Ebbene, Alitalia sì, è stata privatizzata, fu una vicenda lunga, complicata, dolorosa. Il ministro dell'economia di allora, Tommaso Padoa-Schioppa, preferiva l'opzione della vendita a un altro grande operatore europeo, Air France. Nacque però un'accordata italiana che ebbe la meglio. Grazie a Silvio Berlusconi. C'erano state le elezioni e uno degli slogan che Berlusconi aveva utilizzato in campagna elettorale era appunto quello dell'italianità di Alitalia. Così, anziché vendere al miglior offerente, che al momento che offre di più è quello che dimostra di avere le idee più chiare circa il futuro di una certa azienda, quello che verosimilmente, siccome mette sul piatto più soldi, sa. Immagina come può farla funzionare nel migliore dei modi. Ecco, invece di vendere al miglior offerente, il governo di allora decise di vendere agli italiani, decise che era più importante il passaporto del compratore rispetto alla sua capacità effettivamente di garantire lo sviluppo futuro dell'azienda. Fu così che l'Italia venne privatizzata a beneficio dei capitani coraggiosi, una compagine variegata nella quale vi erano importanti imprenditori italiani, ma ciascuno con una quota piuttosto piccola e nessuno, a dire il vero, con grande esperienza nel ramo del trasporto aereo. Gli esperti ci dicono che mentre la nuova Alitalia, l'Alitalia privata, indubitabilmente ha fatto efficienza, ha migliorato i suoi conti, riesce oggi a fare partire e atterrare gli aerei in orario, insomma la compagnia, la qualità del servizio offerto è molto migliorata, ebbene nonostante queste cose effettivamente sono state fatte dall'Alitalia privata, essa è nata sull'idea di concentrarsi su tratte a corto raggio. Una delle cose che si fece allora fu garantire alla nuova impresa nata dalla fusione di Alitalia ed Air One sostanzialmente il monopolio della tratta Milano-Roma. Negli stessi anni però stava prendendo piede il treno veloce e quindi questo monopolio si è dimostrato assai meno profittevole di quanto non si immaginasse. Ebbene, gli esperti si dicono che Alitalia avrebbe al contrario dovuto concentrarsi sull'intercontinentale, su un'altra tipologia di servizio. Hanno ragione, hanno torto. Fatto sta che oggi l'Italia ha avuto bisogno di essere comprata da un nuovo soggetto che è Etihad, che ha condotto una negoziazione molto intensa, dalla quale solo di recente sono emersi i termini. Etihad chiede al governo un aiuto rispetto a un tema molto importante, quello degli esuberi. Già dicevamo, l'Italia era riuscita a sfoltire il numero degli addetti che negli anni si erano accumulati anche grazie, insomma, a politiche fortemente condizionate e dal sindacato e dal governo, però il nuovo proprietario di Alitalia, se come speriamo questa transazione si compierà, vuole ridurre ulteriormente il numero degli occupati. Oltre a questo, desidera poter ripensare il modo in cui la compagnia si muove, anzitutto valorizzando un aeroporto, l'aeroporto di Linate, che è il City Airport di Milano e che è stato sacrificato negli anni a vantaggio dell'aeroporto di Malpensa. Che cosa dobbiamo sperare che il governo faccia o non faccia? Il mercato del trasporto aereo in Italia negli ultimi 15 anni è più che raddoppiato. Il 50% di questo mercato oggi è appannaggio delle linee aeree a basso costo, le cosiddette compagnie low cost, che hanno veramente rivoluzionato il trasporto aereo, rendendolo accessibile a tipologie di consumatori che una volta semplicemente non pensavano di poter viaggiare in aeroplano. Dobbiamo stare molto attenti affinché il governo non decida, prendendo il pretesto
di questa acquisizione, di mettere nuovamente mano a quello che chiama piano degli aeroporti. Perché? Perché una componente essenziale del successo delle compagnie low cost e quindi anche di questo fenomeno che ha portato tanti italiani in più a poter viaggiare in aereo e anche tanti turisti, tanti viaggiatori stranieri a poter visitare le nostre città, ebbene una componente essenziale è data dalla concorrenza tra aeroporti per attrarre diverse compagnie. È verosimile, è comprensibile che si cerchi di ridurre questa concorrenza a beneficio di alcuni grandi attori che rappresentano anche un gruppo di interesse che si fa sentire da parte del governo. È importante però che il Ministro dei Trasporti e il governo tengano per una volta a mente quello che è il punto di vista dei consumatori che hanno grandemente beneficiato di questa concorrenza, che hanno grandemente beneficiato della mutazione del trasporto aereo dovuta alle compagnie low cost. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.